Ci siamo, stiamo per ripartire, stiamo per ricominciare con il campionato, mancano 2 giorni ed è un momento anche abbastanza difficile perché rispetto ad altre stagioni la stiamo vivendo non benissimo. Sono avvenuti dei fatti anche abbastanza sgradevoli nel corso di questa estate, è anche difficile poter liofilizzare tutto quello che è accaduto dandogli una lettura che a netto è positiva o negativa. Diciamo che sono tanti gli aspetti che lasciano un po' di perplessità, no? Perché diciamo che se vogliamo inquadrare la stagione dell'Inter, diciamo quella estiva post Champions League, con tutti i soldi che l'Inter ha preso dalla Champions, più di 130 milioni tra incassi, soldi, premi della UEFA, tra tutta una serie di indotti, anche la possibilità di avere una maggiore visibilità a livello internazionale, anche per gli sponsor, soprattutto per loro, il market, il ranking. Eppure l'Inter è lì, praticamente con i braccini cortissimi e che insomma, non riesce a volte a prendere giocatori che costano 5, 6, 7 milioni e che ha visto quest'anno anche conclamarsi delle trattative che sono poi naufragate con litigi, con un certo disappunto, anche con una certa rigidità anche legittima da parte dell'Inter, perché il caso Lukaku l'abbiamo già raccontato tante volte, vede l'Inter completamente a ragione schierarsi contro un giocatore che meno male che a questo punto è andato via dall'Inter se umanamente era questo, mentre invece il caso Samardžić è completamente diverso e ha visto un finale, un epilogo abbastanza sconcertante con il padre che si è sovrapposto a Raffaella Pimenta che aveva concluso la trattativa con l'Inter, è arrivato il padre e dice no, vai via, non ti voglio più, adesso te la faccio molto, molto breve, molto spiccia e ha detto niente, tutto quello che ha detto la Pimenta non vale, mio figlio vale di più, io voglio di più e quindi è seduto al tavolo con l'Inter pretendendo dei soldi che non gli spettavano, perché se tu concludi un affare e qualcuno l'ha concluso con tuo figlio evidentemente non è ragionevole fare quello che ha fatto il padre di Samardžić, e tra l'altro il figlio pur ammiccando all'Inter non ha fatto nulla che potesse in qualche modo ostacolare il secondo lavoro del padre, evidentemente non c'era poi tutto questo disaccordo, il giocatore dunque rimarrà a quanto pare l'Udinese oppure verrà ceduto da altri, non si sa quello che andrà a fare, aveva 21 anni, sarebbe stato veramente un gran bel acquisto, rimane Sensi che ha fatto uno spettacolare precampionato a 28 anni, è vero che è un signor giocatore ma c'è questa incognita legata alla sua struttura fisica e a quelli che sono i suoi tanti infortuni. Detto questo, è stata un'estate anche fatta di continue lacerazioni, di litigi, di disappunto, dicevo, di incomprensioni, non soltanto quella di Lukaku, anche il fatto di aver preso Cuadrado ha lasciato molti tifosi dell'Inter attoniti. Sì, capiamo la logica, la ragione tecnica, ma è evidente che qualcosa non sia stato ben chiaro. Evidentemente i tifosi dell'Inter si aspettavano che l'Inter non prendesse proprio quel giocatore. Evidentemente non solo questo, perché l'Inter non ha ancora sostituito Skriniar, ha impiegato più di un mese e mezzo per sostituire un portiere come Onana, nonostante sapesse da tempo di voler cedere il portiere, eppure non ha preso Trubin, non ha preso Vicario ancora prima, ha atteso un mese per avere il sì e per dare 6 milioni per Sommer. Poi ha preso in attacco un giocatore come Arnautovic, che è un buon attaccante di 34 anni, che ha dei colpi di classe, ricorda per certi versi Ibrahimovic senza fare paragoni naturalmente, ma che non ha la classe, non ha l'esperienza di Dzeko. E quindi ti vai a mettere in casa un ottimo giocatore che ha dei colpi, ma sembra tutto molto velleitario, non sembra ragionato, sembra quasi fatto per disperazione. Quindi bene quando l'Inter riesce a trovare delle pezze, riesce in qualche modo a ragionare, magari poi ci stupiranno tutti, Arnautovic farà una grande stagione, l'Inter farà una grande stagione, tutti ci stupiranno, Bissek crescerà nell'arco di un anno, non lo so. Il punto è che sembra proprio che la proprietà stia ostruendo sempre di più le linee di passaggio della dirigenza, che ha dei pertugi in cui infilarsi e poter fare delle trattative, ma così non si può andare avanti. Ogni anno è sempre più difficile, ogni anno l'Inter si sottopone a costanti situazioni che sono anche molto frustranti e ti rendi perfettamente conto, per come vanno le cose, che l'Inter non fa quello che vuole, fa quello che può. Può andarti anche bene, ma non può andare sempre bene, e mi sembra che quest'anno devono andare bene parecchie cose. Speriamo, intanto ci rivediamo con il Monza e ovviamente con le trasmissioni di Radio Nerazzurra che ripartono. Ciao a tutti.